Signor Primo Ministro, signori ministri, signore e signori, rivolgo un saluto molto cordiale a tutti, ai rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, ai rappresentanti degli organismi internazionali. Sono molto lieto di poter intervenire in questo forum economico e imprenditoriale per concluderne la sessione generale. Desidero ringraziare gli organizzatori e i partecipanti e esprimere, come appena fatto il Ministro Baghdad, un messaggio di fiducia e di incoraggiamento. Il Primo Ministro poc'anzi lo ha espresso con molto vigore e con molto senso dell'amicizia e collaborazione tra Georgia e Italia e sottoscrivo le sue parole e la sua impostazione. La dimensione economica del nostro rapporto bilaterale, che nel corso degli incontri istituzionali abbiamo passato in rassegna, offre certamente opportunità molto interessanti. Può contare su numerose sinergie e svilupparsi su fondamenta solide. Vi concorrono una forte sintonia politica, affinità culturali, una lunga storia d'amicizia tra i nostri popoli, il comune intento di approfondire le collaborazioni anche nel settore cruciale della formazione e della ricerca. Dai colloqui con i vertici istituzionali della Georgia ho tratto, come era prevedibile, la conferma di un paese con un grande potenziale, dotato di una classe dirigente determinata a proseguire le riforme necessarie alla modernizzazione e allo sviluppo ulteriore dell'economia, al consolidamento della democrazia e delle istituzioni, a una crescita inclusiva e sostenibile. La Georgia si è dimostrata in questi anni partner affidabile, stabile per l'Italia e per l'Unione Europea. I risultati conseguiti a Tbilisi godono della fiducia delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali, che qui sono appunto autorevolmente rappresentate, che con il loro sostegno accompagnano i piani di sviluppo ambiziosi di questo Paese e sono anche certificati dalle lusinghiere posizioni conquistate nelle più autorevoli classifiche internazionali, che descrivono in Georgia un sistema fiscale affidabile, fondamentali macroeconomici sotto controllo, un alto livello di libertà economica e di trasparenza e una grande apertura. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con la Georgia e con Tbilisi, esprimendo grande apprezzamento e ammirazione. Proprio in questi giorni, la città ospita il quinto vertice globale dell'Open Government Partnership, focalizzato su temi di eccezionale rilevanza e attualità per ogni economia moderna e integrata, come la lotta alla corruzione, l'efficienza della pubblica amministrazione e il coinvolgimento dei cittadini. Ho citato i positivi punti e i risultati conseguiti. A questi si aggiungono altri elementi di forza. Sono la localizzazione strategica della Georgia, vero e proprio corridoio tra due continenti, la leva offerta dall'area di libero scambio con l'Unione Europea, componente fondamentale di una rete di accordi analoghi conclusi a Tbilisi con altre regioni del mondo, Cina inclusa, la facilità di contatti favoriti dal liberalizzare i visti per l'Unione Europea, fortemente sostenuta dall'Italia ed entrata in vigore da oltre un anno, con risultati significativi in termini di mobilità, anche di intrapresa. Se la Georgia rappresenta un'opportunità per l'economia italiana, crediamo che il sistema Italia offra elementi numerosi e utili alla crescita economica
e a quella sociale di questo paese. Quella italiana è una delle maggiori economie globali. Siamo tra i principali paesi esportatori. Siamo la seconda manifattura d'Europa. Dalla meccanica all'alta tecnologia, dal design all'agroalimentare, dalla robotica all'ingegneria, le competenze, le realizzazioni, il modello di vita e lo spirito italiani rappresentano una combinazione di successo tra creatività e qualità. Le nostre società progettano e costruiscono infrastrutture di ogni tipo, nei contesti più complessi, utilizzando gli standard più elevati tecnologici e ambientali. Abbiamo fatto delle fonti rinnovabili, delle reti intelligenti, dell'efficienza e della diversificazione energetica uno strumento strategico. Abbiamo ereditato un patrimonio culturale e naturale straordinario e siamo tra le principali destinazioni turistiche mondiali. Utilizziamo quindi il meglio delle nostre capacità per riqualificare i centri storici delle città e conciliare le esigenze della crescita con la preservazione della bellezza. L'agroindustria italiana è sinonimo di gusto, genuinità, tradizione e innovazione. Possiamo vantare il più vasto numero di prodotti certificati per denominazione geografica e per metodo di produzione. Gran parte della nostra economia è costituita da piccole e medie imprese, capaci di essere, come spesso si afferma, con un'efficace espressione anglofona, local, di mantenere cioè il legame con il territorio, ma anche di competere sui mercati globali. Molti elementi dunque manifestano la complementarietà tra Georgia e Italia. Vi sono, in definitiva, tutti i presupposti per una crescita significativa dei nostri rapporti economici, sia in termini di interscambio, sia di investimenti. Ed eventi come quello da voi promosso in questa giornata servono a creare e a moltiplicare le occasioni di confronto. E il contatto che ne nasce è proficuo per gli investimenti e le collaborazioni a venire. Sta adesso alle imprese trarre profitto da queste occasioni e alle istituzioni continuare a favorire e ad accompagnare questo dialogo. Rivolgendomi agli imprenditori, non ho bisogno di sottolineare il valore centrale delle risorse umane e la necessità che le loro capacità siano adeguate agli obiettivi di una crescita ambiziosa e opportunamente condivisa. Investire in formazione significa rafforzare non soltanto le aziende, ma l'intero capitale sociale di un paese. E questa mia visita, dagli accordi firmati agli interventi svolti in diverse sedi, pone l'accento sull'investimento che insieme stiamo facendo e sempre più dobbiamo fare sui giovani e sulla cooperazione nel settore della formazione. Ne abbiamo parlato nell'incontro di poc'anzi con il Primo Ministro. Potenziare l'insegnamento linguistico, offrire più borse di studio, incoraggiare programmi che sostengano la ricerca congiunta e l'innovazione. Questa è la strategia che stiamo perseguendo. E sono lieto che una sezione specifica di questo forum sia dedicata a questo tema così rilevante. Concludo augurando a tutti voi che il dialogo che proseguirà nelle prossime ore attraverso i tavoli diversi di carattere settoriale possa creare le condizioni migliori per lavorare di più e meglio insieme tra Georgia e Italia.